Ciao a tutti i miei amici motociclisti, benvenuti ancora una volta allo spazio test di Star Bikers, e sarà veramente un servizio molto interessante perché avete visto alle mie spalle, siamo a Via Renaccia, Napoli, alla Rima, dealer Yamaha per Napoli e provincia, più di 40 anni la Rima rappresenta il marchio Yamaha in questa nostra bellissima città, e arrivano tante novità in questo 2021 molto difficile. Yamaha rilancia e andiamo sempre al top. Innanzitutto voglio farvi vedere, ma in realtà non si vede, che è coperta la edizione 20° anniversario del Yamaha T-Max 560. Se volete vederlo dovete venire qui alla Rima, perché adesso è coperto, lo vediamo anche dentro, ma tra poco lo scopriremo. E dovrete venire qui a vederlo, perché veramente ha una grafica dell'livrea bellissima. Ma noi in realtà siamo qui per lei, eccola qua, MT-09SP, l'abbiamo presentata a fine inverno, è arrivata la nostra demo grazie alla Rima, e tra poco ci mettiamo le mani su. Ah, guardate quanto è bella, Hollins, grandissime evoluzioni rispetto ai modelli precedenti, al modello precedente, ma chi conosce la storia di MT-09 sa quanto appeal, quanto successo ha avuto questa moto nelle sue versioni, e adesso arriva in maniera definitiva con questa nuova livrea, nuove forme anche, questo faro anteriore di cui parleremo durante il nostro test. Ci mettiamo a bordo e andiamo. La vedi la Rima? È dietro? E ci sta dando questa bella opportunità oggi. Ad inizio clip però mettete subito un like su questo servizio, iscrivetevi al nostro canale, andate a vedere, ci sono tanti test da seguire. Tra l'altro la Yamaha MT-09SP di questa clip potrebbe essere anche la protagonista del vostro test, perché la Rima a Napoli, Via Renaccia, vi ricordo, dà la possibilità di provarla questa demo, l'ha fatta apposta per tutti gli appassionati che vogliono avvicendarsi. Quindi andate alla Rima, Via Renaccia, e chiedete di provare la MT-09SP. La carta d'identità indica innanzitutto il motore 3 cilindri CP3, famosissimo. Qualcuno in Italia se lo sta sperimentando anche per realizzare una super sportiva, e del resto questo motore adesso che arriva a 119 cavalli con l'incremento di cubatura del 3 cilindri, che da 847 della precedente arriva a 889, quindi 119 cavalli e 10.000 giri minuto, e abbiamo anche 93 Newton metro di coppia a 7.000 giri minuto, il tutto per 190 kg in ordine di marcia, che sono 171 a secco, quindi una ricetta ancora più contenuta rispetto alla precedente, che era 173 a secco. Abbiamo un incremento di peso, una riduzione di peso dovuta innanzitutto a tutta la riprogettazione di motore e telaio, ma un ruolo importante lo giocano anche i cerchi, che adesso sono forgiati. Iniziamo dalla prova in città, breve prova in città, perché so che amate vedere le moto ovviamente poi sul guidato. Prova Pavia, vediamo un po' il comparto sospensioni. Abbiamo su SP una forcella Kayama completamente regolabile e soprattutto il mono Hollins. Riusciamo a copiare velocemente tutto questo sconnesso, e vi assicuro che ne è davvero tanto. Arriva poco al manubrio, tra l'altro manubrio più alto con questi riser più alti, perché c'è come la sensazione è che gli stili siano più corti rispetto a uno standard, e quindi vediamo che il manubrio è molto in alto con i riser. Vedete come sono lunghi? Credo che si veda. Un grande controllo sull'anteriore anche su questo sconnesso, sono a 60 all'ora di quarta, quindi con uno sconnesso dovrei rimbalzare dappertutto, invece ho un bel sostegno grazie a questo comparto ciclistico. Bene, andiamo in autostrada, vediamo un po'. Stupenda la progressione, abbiamo però il Riding Mode 2
e abbiamo 3 a disposizione. A velocità codice stiamo utilizzando 5.000 giri degli almeno 11.000 circa garantiti dal 3 cilindri. Abbiamo anche la possibilità sulla MT-09 di spostare il setting delle pedane, quindi una moto che si presta veramente a un utilizzo sportivo ad ampio raggio e non vieta ovviamente di essere utilizzata tutti i giorni. Avete visto la prova in città, adesso siamo in autostrada, ovviamente la copertura aerodinamica è quella che ho, però devo dire che le vibrazioni sono zero, fantastico, molto confortevole. La velocità codice la puoi tenere tranquillamente senza che il vento ti strappi via le braccia, anche perché il manubrio mi sembra più stretto, quindi non ho questa apertura ascellare importante che mi costringe poi a fare da vela. L'equipaggiamento comprende anche la dotazione del cruise control, è posto sulla sinistra del nostro manubrio, qua c'è il comando per attivarlo e poi ecco possiamo aumentare, vedi, la velocità, portiamolo a 130, ecco qua, e possiamo viaggiare senza utilizzare la manopola del gas. Ovviamente la mano va sempre tenuta sul manubrio. Dimo 1, quindi mappa aperta. Bello, asfalto caldo pronto per la nostra prova MT-09SP. Il quick shift che ci regala tanta velocità nel cambiare rapporto. E poi devo dire che mi sta impressionando tantissimo la frenata. Ragazzi, ormai Nissin è arrivata a livelli importanti, non dico come i nostri italiani della Brembo, però ho tanta potenza, guarda, e poi soprattutto tanta modulabilità, bello. Stiamo andando un po' allegri, non potremmo in realtà, però giusto questo tratto che è abbastanza desertico, una strada poco conosciuta, infatti vedi anche un po' disastrata. Proviamo un po' a mettere alla frusta le 12 cristiche di MT-09SP. Nonostante le parti sconnesse e la velocità, devo dire la mocetta è precisa nell'inserimento e nella traiettoria. E poi apro il gas quando voglio e l'Olenz mi assiste più che può. Bello. Quick shift anche in scalata, eh. È bello perché sdoppietta. Devo dire che anche il sound è rimasto più o meno quello che ricordavo sulla versione precedente, quindi nonostante le restrizioni Euro 5 siamo riusciti a ottenere, e nonostante uno scarico diverso, tutto montato oggi, riusciamo a tenere, a conservare il sound che merita questo 3 cilindri. Senti come sale rabbioso il 3 cilindri? Sì, questa è da prima perché è molto chiusa e lenta. Sento il taglio della potenza per evitare che la ruta anteriore si sollevi. Tanta elettronica sulla 09SP, del resto insomma queste potenze. Sono andato un po' lungo perché mi sono distratto a guardare il TFT, che ha una luminosità che si può regolare. Infatti io sto, non ce l'ho a pieno come luminosità, dopo la devo andare a variare. Dicevo, tanta elettronica sulla 09SP, sviluppata benissimo, del resto anche la versione precedente con i controlli di trazione e le mappe. Qui tra l'altro abbiamo la possibilità di andarci a regolare tutti i parametri come li vogliamo, disabilitarli, possiamo anche avere la 09SP libera
dei fronzoli. Beh, è tutto gestito da una centralina a 6 assi che legge tanti parametri. Abbiamo, a parte il riding mode con le mappe e il traction control, l'ABS cornering e anche il cornering anti-slide, cioè la possibilità, vedi, in curva di accelerare e di avere tanta trazione senza che la moto sbarella, quindi una sorta di cornering ABS collegato anche al controllo trazione. Fantastico, sento veramente che la moto mi accompagna in tutto, non la perdo mai, ho tutto sotto controllo, ho tutto nel manubrio senza soffrire di, capisci, trasferimento di carico eccessivo tipo all'anteriore, oppure quando la porto da una S all'altra lo riesco a fare con estrema disinvoltura, estrema velocità tra l'altro. Va bene, allora io continuo a divertirmi qui, voglio ringraziare la Rima per questo test meraviglioso, Yamaha MT-09 SP, andate a via Renaccia perché potreste provarla anche voi. Se poi volete comprarla, costa 800 euro in più rispetto al modello precedente, che costava 10,4, sì, adesso siamo sugli 11,2, però ragazzi veramente c'è tanta elettronica in più, c'è tanto materiale pregiato in più, vi ho parlato dei cerchi, e quindi veramente vale la pena di fare un upgrade se possedete magari il modello precedente, perché il contenuto di MT-09 SP veramente è arrivato a livelli molto molto importanti. Ok, vi saluto, ci vediamo al prossimo test, ciao a tutti!